Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. In questo momento mi trovo in Indonesia, a Jakarta, all'interno di un centro commerciale di lusso molto bello. Ci sono delle boutique incredibili e vi è anche un'area food molto variegata. Su questo centro commerciale trovate delle informazioni in internet che ho già pubblicato, ho fatto dei clip l'altro giorno. Non mi sono fermato a mangiare perché quel giorno lì avevo già cenato, per cui sarebbe stato veramente uno sforzo, e mi ero promesso di tornare per provare un po' qualche specialità e anche per mostrare anche a voi un po' quella che è la cucina indonesia. Io sono già qua da diverso tempo, ho mangiato in posti molto alla buona, nella giungla, ho mangiato nelle città del Borneo, veramente un po' dappertutto. E anche per me venire qui a Jakarta, in queste aree commerciali di lusso, tenute sotto stretta sorveglianza da una security impressionante che tiene al di fuori la massa, la povertà, che è una costante in questa città. Per entrare qui dentro si è passati al metal detector, è come entrare in un caveau di una banca. E condivido un po' anche a voi queste immagini, diciamo, mangiare a Jakarta costa veramente molto poco, molto, nei posti di lusso costa veramente poco, mangiare per strada non costa niente, però le condizioni igieniche non ve lo permettono. Io ho fatto la Russia come condizioni igieniche al di fuori delle grandi città è messa molto peggio di Jakarta o molto peggio anche delle favela sudamericane, per cui ho sviluppato una immunità incredibile. Viaggiando non prendo dissenteria né niente, però cari amici del web, se venite a Jakarta portatevi anche qualche medicinale contro la dissenteria, magari usate metodi naturali, il limone che è un disinfettante naturale, buttate il limone nelle bevande, non so, portatevi qualche cosa, perché veramente il rischio è di prendere come minimo una dissenteria e di dover stare seduti sulla tazza del bagno per alcuni giorni. Ecco, vi mostro un po' cosa sto mangiando. Ecco, qui abbiamo, è un pranzetto prelibatissimo, succulento. Abbiamo del pollo condito con una salsina, una salsina agrodolce, probabilmente fatta, potrebbe essere fatta con le mele, non lo so, un gusto agrodolce, forse fatta con le mele e addensante, magari un addensante naturale, non mi sbilancio perché non lo so. E abbiamo un contorno di vegetali, abbiamo dentro i broccoli, il mais e qualche fogliolina di insalata, ok, e poi abbiamo sotto nascosto vi anche un po' di riso. È un classico piatto asiatico, diciamo, che potete riscontrare non solo a Jakarta, un po' viaggiando ovunque. E qui abbiamo delle crocchettine che adesso io ho chiesto cosa sono, però guardate, riuscire a capire, io ho chiesto se si trattasse di qualche cosa di vegetale, animale, ma o animale, non, anche qui il personale non è che si è addestrato più di tanto. Allora, qui abbiamo delle crocchette che potrebbero sembrare fatte col pollo, non del col pollo. Sì, a vedersi sono delle crocchette di pollo, nulla di... E abbiamo delle spezie di condimento che andremo ad assaggiare. Ecco, ce le mettiamo qua un po' di qua, e facciamo anche una cosa
che non si dovrebbe fare, gliele mettiamo anche nella, qui dentro. A questo punto, poi queste spezie qui io le ho già mangiate anche da altre parti, so già. La spezia qua sono dei tuberi leggermente piccanti, tagliuzzati a striscette, molto buoni. Abbiamo anche un brodino speziato con la pianta della cipolla. La... Ecco, in Italia non si usa, si usa tantissimo in Russia, mettere non la cipolla al bulbo, ma mettere proprio il filo della cipolla, la piantina, tagliuzzata appena appena per dare un po' di gusto. E qui abbiamo una limonata. Ok ragazzi, mi do il buon appetito da solo e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.